Bentornati ragazzi, allora ultimo modulo per quanto riguarda anche il capitolo delle pentatoniche della scala blues, andiamo a vedere come metterle in pratica, che è la cosa poi che ci interessa di più. Allora, innanzitutto, come avevo detto la scorsa volta, cioè la lezione precedente, le pentatoniche si usano più o meno tutti i generi musicali, in tutti i contesti, stando diciamo bene ovunque, con le giuste cautele, ovviamente. Quindi, ovviamente, su un accordo maggiore, facciamo esempio Si bemolle, ci sta benissimo, ovviamente, la pentatonica maggiore. Abbiamo però anche l'opportunità di cambiare un po' il colore alla nostra improvvisazione, al nostro groove, quello che sarà, con dei piccoli, diciamo, trucchetti, che è il mio preferito, ad esempio, suonare la pentatonica una quarta sotto o una quinta sopra. Cosa succede se io in questo caso su un accordo di Si bemolle? Suono la pentatonica maggiore di Fa. Invece della pentatonica di Si bemolle. Vado a suonare delle note che non fanno parte della triade dell'accordo, che cambiano, mi fanno cambiare appunto il colore della mia frase, improvvisazione, ripeto, quel che sarà. Perché vado a suonare Fa, che va bene alla quinta di Si bemolle, il Sol, che è la sesta, quindi non ce l'ho nell'accordo, la settima maggiore, La seconda maggiore, che è il Do, e Re, che è la terza maggiore. Quindi ho queste tre note, diciamo, la sesta, la settima maggiore e la nona, che mi permettono di cambiare un po' il colore. Questo è uno dei consigli. Quindi su un accordo maggiore, ricordatevi, la pentatonica una quarta sotto o una quinta sopra, quindi fossimo un Do, pentatonica di Sol maggiore, ci sta, a mio parere, molto bene. Se invece l'accordo è major 7, quindi Si bemolle, aggiungiamo un La, quindi se nell'accordo c'è proprio La, un'altra opzione, quindi che ci tende un po' al lidio, alla sonorità, se vi piace lidio, è quella di andare un tono sopra. Quindi in Si bemolle, invece la pentatonica di Si bemolle maggiore, quella di Do maggiore. Questo succede perché io suonando la pentatonica di Do avrò Do, che è la seconda maggiore di Si bemolle, il Re, che è la terza maggiore di Si bemolle, il Mi, che è la quarta diesis, da qui il lidio, sonorità lidia di Si bemolle, il Sol, che è la sesta maggiore, e La, che è la settima maggiore, che è appunto nell'accordo. Quindi questa è un'altra opzione. Sugli accordi di settima, quindi Si bemolle settima, le opzioni sono veramente tante. E alla fine di questo video farò degli esempi di groove, di improvvisazioni in vari contesti e su vari accordi, con scritto cosa utilizzo su ognuno di essi. In linea di massima, comunque, la cosa principale è che sull'accordo di settima possiamo suonare sia la pentatonica maggiore, che ha tutte le note, diciamo, in, ma sia quella minore, quindi Si bemolle minore, o blues. Quindi l'accordo è
maggiore, settima minore, ci posso suonare la pentatonica minore. Altro contesto dove personalmente non la uso tantissimo, però viene usata e come, è nell'ambito jazz. Quindi andiamo un attimo a sentire il discorso dell'accordo di settima. Metto la base, Si bemolle settima. Proviamo sia pentatonica maggiore che minore. Andiamo quella maggiore. Sonorità abbastanza normale, diciamo. Amore a quella minore. Sono veramente tante, divertitevi anche qui a sperimentare e ora vi faccio un po' di esempi uno in seguito all'altro con scritto appunto cosa utilizzo e su quali accordi in generi diversi e poi passeremo agli ultimi capitoli del nostro corso. Per qualsiasi domanda vi invito ancora una volta a scrivermi, qualsiasi critica, qualsiasi dubbio, sono qui per voi e poi ci vediamo al prossimo video.